Amici di Poker Italia 24, benvenuti ai magnifici 8 di Poker Club Lottomatica. Il saluto di Maurizio Caressa e di Fabio Caressa. Sono tornati i Caressas. Vabbè, mi hai messo le corna, mi hai messo con l'Acchinelli, tra l'altro, almeno avessi scelto uno bello. Vabbè, ma l'Acchinelli ha il suo perché, però, eh. Ma sì, insomma. Bel ragazzetto, vedo che, sicuramente. Vedo che questo canale ha cambiato alcuni tuoi gusti. Gran finale di un torneo che è durato praticamente un anno. Abbiamo 8 finalisti, sono partiti in 170, 59 erano qualificati attraverso delle semifinali live, il resto attraverso satelliti su Poker Club, la Poker Room di Lottomatica. Fabio, hai visto che bei soggetti che abbiamo oggi? C'è un tripudio di occhiali, vedo. Devo dire che, insomma, ho scritto anche degli editoriali su Poker Club proprio analizzando il fatto che ormai nei tornei quelli che arrivano dall'online sono quasi avvantaggiati rispetto a quelli che giocano sempre live. Perché giocano un numero di mani enormemente superiore. Perché quelli che giocano live ormai sono impegnati tra viaggi e tornei 4-5 giorni a settimana, non giocano più magari tantissimo online e quindi hanno un numero di mani giocate e di esperienza, hanno una grande esperienza, però ne giocano di meno e sono meno portati all'all-in, no? All'aggressività magari. E magari patiscono anche l'aggressività dei propri avversari. Però sono... My cards. Le tue carte. Maronju. King 10. 18.000. Giocano proprio regolarissimi. Mi piace Maronju che però se entra nel piatto entra rilanciando, non entra da small blind facendo un call. Oh, finalmente il chip leader in azione, Biancolino, che stava morendo di bui praticamente, si stava addormentando. È andato, entra in posizione e pesca, anche se quell'asso potrebbe fargli un po' paura. Esce Maronju per primo, che andrà in continuation. 15.000. Bravo Biancolino. Ecco, io per esempio con Maronju la continuation non la facevo con un asso a tavola. Che, Biancolino, che cosa vuoi che ti abbia chiamato? Biancolino adesso sta proprio investendo 34.000 per capire se aveva l'asso Maronju. E gli ha detto chiaramente che non ce l'ha perché folda. Porta a casa, gran piatto, bravo, ben giocato da Biancolino. Molto ben giocato da Biancolino, senza paura sull'asso. Gobetti, folda. 2-2, le paperelle, call. Saligaris. Mi piace il race con 2-2. Race con 2-2, spiego perché non mi piace secondo me, poi tu mi insulti. Ti insulto, sì. Non mi piace, primo per questo qua. E non call, mi piace manco oggi neanche Maroggio, esatto. Asso. Perché adesso rischia di dare le odds anche a Biancolino per entrare, ovviamente. Ce l'ha le odds Biancolino per entrare. In un colpo a due l'asso sui 2-2 è favorito all'80%, ovviamente adesso scendono le probabilità di vincere il piatto. Perché non mi piace il raise con 2-2 di Saligaris. Ti prego, dimmelo. Perché 2-2, se tu raisi, poi devi tenere assolutamente la mano dopo, cioè devi giocare forte e al 70% sei dietro poi dopo il flop. Non quindi. Solo, e poi ci sono una serie di carte che possono essere scary per te sul board. No, tutte le carte attenzione, sono scary. Tre giocatori, due. Questo è un piattone 71.000 al centro del tavolo. Banane, ottimo flop adesso, per Maronju. Come te li giochi 2-2? Li foldi direttamente. Non c'è modo di giocarli questi 2-2. Sì, anche perché sei fuori posizione. No, no. Non mi piace per niente questa giocata di Saligaris. Eccolo qua. Ma Maronju pure. Ricordate, no set, no bet con la coppia piccola. È una delle poche regole fisse. Attenzione che Maronju, sì, lo ha estratto. Ha estratto il randello stavolta. Maronju, non farmi un call, Abbi no, pazienza. Ma va, con due non cuore te lo a tavola. 34, c'hai uno dietro, 105. Maronju, ricordiamo, ha poco più di 120.000, intorno ai 120-130.000. Su un pot di 105 io vado lì, allora. Sì. Mando assolutamente tutto. Deve mandare tutto perché soprattutto deve isolare Biancolino, deve isolare Saligaris e deve far uscire Biancolino. Devi isolare Saligaris, c'è la possibilità che ti entri un progetto di scala col turn. Li devi c'è mandare la possibilità tutti. Di un draw di cuori. Olin, eccolo All qua, in. Tutti bravo dentro, Maronju. Bravo Maronju. E la mano al contrario di Saligaris folda. È costretto al fold. Sì. Per forza, devi foldare, non c'è alternativa al fold. Non dovevi proprio giocarla sta mano. Rinfodera l'ascia Saligaris e se ne torna a casa dopo una randellata di Maronju.
Ma prova a guardarlo, ma che vuoi? Ma no. Perdi, hai ma non finito. Ti, ma non ti bleffa. Tutto quando non sei entrato te nella mano, che ti importa? No. Hai fatto bene comunque, ha perso l'altro. Tanto. Però se facevi due conti, 30%, 50% girato, quindi alla fine la chiamata era giusta. Dice fatto bene, la prossima volta regalameli a me però. Salgono i bui, 4.000, 8.000, sempre 1.000 l'ante. Abbiamo cambiato anche il dealer. Quindi siamo 8.000 di ante già anche. 8.000 di ante, 8.16, 20.000 nel piatto, come dice giustamente la nostra grafica in basso a sinistra. Tu dici stiamo per perdere tempo a fare i conti, cioè le grafiche le mettete apposta. Certo, qua mica stiamo a pettinare le bambole qua. Prima volta che vengo ospite nel vostro canale. Sei commosso un po'? Sei emozionato, sei molto emozionato Fabio, finalmente. Poi sono le tue prime telecronache, insomma, come ti senti al microfono? Ti senti un po' teso? Sono ospite, quindi sono contentissimo, è una posizione ideale. Sono ospite, guardo il sito che gli otto più grandi del sito che preferisco, tutto a posto. Bene, bene. Che poi diciamolo, anche il sito dove gioco si può dire, no? Ma sì, puoi dirlo assolutamente. Puoi dire quello che vuoi. Beccalasso Biancolino. Se giocate sullo stesso sito, ogni tanto vi sdraio anche. Sì, poi se ci fai sapere come ti chiami, veniamo noi a sdraiare. Invito i nostri telespettatori. Ma non si può ancora perché sono in programma delle cose su quel sito lì con la mia taglia. Che... Oh, bene. 24.000 Biancolino, attacca la musica. Impossibile il gol per Marongiu, la seconda volta che le paperelle non portano non bene. Bel piatto. A Monticchia Biancolino. Mi sembra, devo dire la verità, da come stanno giocando Biancolino e Marongiu mi sembrano i due più forti. Sì, anche se Iacomucci dopo quel piattone è terzo nel chip count. Sì, Sabatini era lì all'inizio, però sta scivolando perché è un po' troppo passivo. Sai cosa mi è piaciuto di Biancolino? Dimmelo. Che sta giocando le mani giuste, premium, lui non sta aspettando, sta aspettando. Non va a infilarsi come ogni tanto fanno i chip leader per far vedere che dominano il tavolo in delle spinte, in dei bluff che poi ti portano a giocarti dei piatti che ti rovinano fondamentalmente. Ha bisogno di ante fish. Ante mille, quindi ancora è dentro. Alla testa del re, al locale è meglio non fare pubblicità, comunque no. A Pesaro non è che vada male. Sì, ma infatti è un locale per militare, è una roba militare. Niente, 10-2 via. Sì, Sabatini folda. Jack 9 via. Buono che te la infila in mani, poi non si esce più vivi. Iacomucci è tentato perché sono suited. Guarda che è... ci sono tantissimi giocatori che non sanno resistere proprio quando vedono le carte suited. Tremi, 35. Raise 35. 35 raise sufficiente a mettere Pitalis Olin, che ha una mano con cui deve andare a vedere. Vediamo se saranno solo in due. Sì. Sono solo in due, andarsi a vedere il flop a due carte libere, quindi è al 60 e 40, qualcosa in meno. Faccio attivo per Pitalis qua. 25. Asso Jack. Showdown. Beh, ma Pitalis lo sapeva che comunque partiva dietro. Anzi, si balla. Anzi, gli è andata bene secondo me. K8 per salvarsi. O fiori, ma non troppi. Uno. K! Andiamo. Solo l'asso adesso per Biancolino. Niente. Solo l'asso. Sì. No, neanche. Neanche ma l'asso, no. Perché... è drawing dead. Drawing dead adesso, sì, perché sì. Doppia coppia full addirittura, beh, ha stravinto. Grande Vitalis. Vedi, drawing dead. Sì. Sarà dispiaciuto che ha giocato solo in uno. Però avrebbe fatto full. Contropensa farlo full contro tre persone, contro quattro. Vabbè. Comunque almeno si è ritirato su. Sì, si è ritirato su. Rimane con le unghie sempre lì sull'orlo del baratro. Fold. Biancolino non vede niente da sei mesi. Ha preso una saccagnata prima con Pitalis. Raise 35.000. E infatti cerca di supplire alla mancanza di carte con le rubacchiate.
35, quindi era 35, il doppio del pot. 35 sostanzialmente sta dicendo che per giocarsi il piatto Pitalis le deve mettere tutte. Che lui rubi è sicuro. Adesso Pitalis sta dicendo, stai proprio rubando con le peticchie in mano? O? Mamma mia, Pitalis però ha proprio le banane, eh. Non può andarla a vedere. 5.000, 10.000, 1.000 di ante. 22.000 il pot perché sono 7 al tavolo, non più 8. Sì. Rongio folda. Eccolo là. E stavolta lo sai che lo va a vedere con le banane perché proprio può pensare, dice, ci sta prendendo il vizio, ecco stavolta sì. No, esatto. Pitalis ha qualcosina in più. Eh sì, li mette tutti. 66.000. Secondo me Biancolino è contento perché pensa che non abbia nulla. Asso. Asso 2. Un race, un all-in, asso 2 si folda, amico mio. Ma proprio al galoppo si folda. Vabbè, Sabatini direttamente, non le guarda più neanche, no, Sabatini. Prima di guardare, la mano prima. Aveva già detto no, io foldo, guarda. 31.000 solo per Biancolino su un pot da 123.000, un call automatico. Anche perché sarebbe andato in con quasi tutto, Pitalis. Sì. E comunque si tratta anche per Biancolino di investire circa metà del suo stack, quindi sì, un piatto importantissimo. Ah sì, eh? È calato così Biancolino? 200.000, considera che ci stanno, è un pot dove ci stanno 150.000, un 35% call. No, 31.000, va bene. Showdown. Parte davanti. 50-50, leggermente asso avanti gatto. Biancolino, si balla! Che bello, flop. Niente, si apre anche un progetto di scala incastro per Biancolino che deve evitare asso K. Niente, asso K per Pitalis o è fuori? Niente. Player out. Si salva Biancolino. Non fortunato nei coin flip, no, Pitalis. Assolutamente. A 3 coin flip persi, un 40-60 vinto. Si alza Pitalis, perderemo la sua felpa, ci dispiace, ma insomma ce ne faremo. Molto equilibrato. Sono rimasti in 6, erano partiti in 8. Li ritroveremo tutti alla Svezia. Chiedo i nick di questi ragazzi perché mi piacerebbe incontrarli online. Soprattutto Sabatino, Sì. Così li levi tutti. No, scherzo. No, online noi è un altro scherziamo gioco. Comunque. Sì, sì. Poi comunque Sabatino è lì. Folda. Diciamo che, ecco, mi sembra il meno esperto, diciamo, forse tra quelli nel giocare live, cioè probabilmente nel giocare al tavolo. Biancolino ha qualcosa in più, ma anche Gobetti. No, Gobetti è uno che ha giocato molto, secondo me. Raise 45.000, fold. Hai capito, ha attaccato la musica, Gobetti. Sì, sì. Intanto hai visto Marongio un po' boccheggiante. Qui glieli manda Biancolino. Resolin, eccolo qua, basca. Tutto gliel'ha mandati tutti. Impossibile call. Infatti c'è stato il fold da posso parte dire di... una cosa? Mi è piaciuto moltissimo il fold di Gobetti senza star lì a fare le scene. Penso, non penso. Bravo Gobetti, prima ha fatto un po' di scene, invece adesso asso 9, fold diretto. Tanto ci stava la giocata che ha fatto lui, ci sta il fold, bravissimo. E comunque a 246.000, sempre secondo. Biancolino ha infranto il muro dei 300.000. Sabatino boccheggiante lì dietro, se non cambia marcia lo vedremo presto nell'intervista, No, secondo me folda anche lì. No, non vengo. Si avvicina, si siede e poi se no. Sì, esatto. Eccolo Sabatino, dai, diamo azione. Beh, insomma, so sei. Beh, però in posizione da bottone. Ma no, col da bottone, amico mio. Mamma mia. No, non era bottone, mi sa, No, ho visto il pallino, però ah, no. È uguale, peggio no, ancora. Peggio. Fold. Con l'asso 6 proprio. Call. Ecco, perché poi mi fa entrare dentro no, Biancolino. Ma non c'è senso. Cioè. E Paladino. Qualunque cosa esce, non sai che cosa dove sei, che fai, che vuoi. Se prendi l'asso, no? Adesso lo sai, lo sai se sei avanti, dai, perché sì, adesso sai che c'è sei small blind e big blind.
e soprattutto sanno esattamente cosa ha in questo momento. Ecco, asso. Ecco, attenzione però, Biancolina scala bilaterale, Sabatino ha preso la top pair, Palladino ha preso le banane. Qui va bene solo no, una puntata 12.000, sopra 50. No, 12.000. Solo sopra 50 va bene la puntata. 22. 32.000. 32, ottimo. Una buona puntata. Call. Puntata per scoraggiare progetti come quello di Biancolino, che comunque ha le chips per andare, per lui si tratterebbe poco più del 10% dello stack. Call. E lo fa. Fold. Si vede solo il turn. Adesso folda in È caso... difficile per Sabatino capire cosa abbia Biancolino. Due giocatori. Ma gli farà 2-10 secondo me. Quattro fiori, qui non lo mandi più via. Qui no. Bravo, 32.000, esce lui, è una blocking bet questa per cercare di evitare una scommessa di Sabatino, cerca di comprarsi a prezzo modico il river. Li devi mandare tutti. Il call non serve a niente. Nada, e tutti li metti. All in? Sì, li metto bravo, tutti. Bravo 56.000. Bravo, ha cambiato marcia al momento giusto. Bravo. E glieli deve dare a questo punto Biancolino. È committed, completamente committed. 56 deve, no, deve fare call da 24 su 190 per forza. Non è obbligato. Cioè proprio. Anche se avesse un semplice progetto incastro dovrebbe metterli o giù di lì. Sì. 24 su 200, 25 su 200. Ragazzi, stai a 1 a 8 come possibilità. Sì, stai al 15% quasi. Quindi sì. 56.000. Ti sei andata a infilare in un pertugio, però le devi mettere a sto punto. Vabbè, ma sì, ma non capisco perché ci stia pensando. E poi deve sperare in un 6, io in un jack o in fiori. Io leggerei doppia coppia di là oppure un asso di fiori di là. Ecco, l'unica cosa che lo può spaventare è che sia andrò di fiori anche dall'altra parte. No, con tre fiori non avrebbe mai puntato sul dopo il flop. No, ma magari c'ha asso 4 di fiori, capito? Però tanto il collo obbligato. Collo obbligato, piatto importantissimo. Manca solamente il river, si balla. Infatti Biancolino ha detto avevo cercato di comprare la carta. O fiori, o jack, o 6. Sabatino deve evitare le carte che ha detto Fabio. Fiori, jack, o 6. Fiori. Ma è giusto. Vince Biancolino, giusto. Player out Sabatino. Perché se Sabatino spinge per flop, Biancolino quella mano lì non se la gioca mai. Assolutamente d'accordo. Aveva proprio voglia di andarsi a fare intervistare Sabatino. È sfortunato questo colpo, ma la logica di gioco lo ha portato a farlo. Amici di Poker Italia 24, benvenuti alla finale dei magnifici 8 di Poker Club. Un saluto da Maurizio Caressa e da Fabio Caressa. Oggi scopriamo chi è il magnifico dei magnifici di Poker Club, no? Eh sì, scopriremo chi si aggiudicherà questa finale, ossia chi prenderà oltre al biglietto d'ingresso ad uno dei side event delle World Series of Poker un premio extra di oltre 10.000 euro. Nelle puntate precedenti abbiamo visto un buon Biancolino, un discreto Gobetti, ricordiamo sono rimasti in 5 adesso. Sono in 5, qualcuno si è qualificato nel gioco a terra, qualcuno invece online. Io gioco su questo sito e quindi qualcuno l'avrò anche incontrato. E si nota un po' la differenza tra i giocatori live e i giocatori online, più aggressivi quelli online. Sì. E al tavolo infatti Biancolino che viene dall'online. Io ti dico, è un po' l'ho più. Detto anche nelle altre puntate, si incomincia a vedere proprio nei tornei la differenza tra quelli che magari vanno a fare un torneo ogni tanto ma giocano tantissimo online e quelli che invece fanno tutti i tornei ogni settimana. È una questione di numero di mani giocate, secondo me. Anche tra i campionissimi. Poi ci sono quelli che giocano sia online sia live, allora lì proprio. No, sì, certo, quelli vabbè, sono fuori concorso. Certo. Però comunque sai, se tu fai un torneo che inizia giovedì e finisce domenica, sì, la notte giochi, però non è la stessa cosa, insomma, certo. Per quanto tu possa multitablare. Ossia per giocare tu possa multitablare così. Ossia giocare più tavoli contemporaneamente online. Rilancio di Biancolino, il call di Palladino un po' bruttino, eh.
anche perché Biancolino ha dimostrato di essere parecchio aggressivo, quindi difficile che anche nel caso in cui non prenda il flop glielo faccia scoprire gratis. Se infatti rilancia, anzi scommette 36.000, cerca ovviamente di portare a casa il piatto, sì. Anche perché più o meno Palladino dovrebbe investire gran parte del proprio stack per andarlo a vedere. Poi intendiamoci, secondo me Biancolino è quasi convinto di essere davanti, eh. Non c'ha via d'uscita Palladino, no, non c'ha. Sì, no, la via d'uscita è che folda. No, no, perché non ha in questo momento elementi per intuire la mano dell'avversario. Può avere una lettura esoterica, però insomma, no? Telepatica, ma poco. Sì, ma è con quello stack che si ritrova il call preflop era veramente l'ultima cosa che avrebbe dovuto fare. Domina Biancolino, che ha sfondato muro, il muro dei 300.000. Ma mi è sembrato, devo dire che mi è sembrato più forte, eh. Sì. Bella lettura di Marongio, non difficilissima, bella lettura. Fold. È pericoloso Marongio con le fish davanti. Col su Cipride. Rilancia? Mi sembra proprio di sì. 48.000. Mi piace. Biancolino è immediato il fold di Marongiu, che ci ha provato, è stato randellato da Biancolino, si sentiva in rush Marongiu. Ma non mi piace proprio quello. Biancolino li tiene subito tutti a bada. 600.000 addirittura, è un baratro tra lui e gli altri. Regola. Quando c'è uno stracip leader, lo devi rispettare al tavolo, non lo puoi andare ad aggredire. Soprattutto se gioca dopo di te, perché rischi che non ti fa più giocare una mano. E praticamente avete visto nel nostro chip count dietro Biancolino, praticamente il barbaro, il baratro, il secondo a 200.000, gli altri stanno sotto i 10 big blind e quindi automaticamente saranno in all in stack, ossia saranno in situazione di fold o di all in, quindi cioè, tanta azione. Quindi Biancolino senza giocare praticamente vale zap. Poi è un classico, no? Coppia piccolo all in con buia. Sì. Prego. Marongiu via. Biancolino qui attacca la musica. Rilancia. Deve. E fa pesare il suo stack. Raise 45. Bravo, se può, senza esagerare. Però mi sa che ci sono almeno un committed, cioè. Vediamo. Se entra deve entrare almeno. È rimasto con 105? Ecco, Palladino qui li mette tutti. All in, per forza. Fold. Ma come? No! Ma scusa, ma e no. Che mano aspetti? All in. Certo. Alla fine c'era ragione a fare fold con asso 10. Insomma, sì. Gli ha visto le carte, secondo me. Sì. No, non mi... Ma no, ma vabbè, come allora fold? Andiamo tutti a casa. Fold. Allora andiamo tutti a casa. Cioè, ma è ovvio che Biancolino apre con un range di mani molto certo, molto ampio. Un asso. Ma se, cioè, devi cercare di raddoppiare, devi cercare adesso di raddoppiare. È impossibile l'unica cosa che tu vinca il torneo. Altrimenti. Anzi, devi essere contento che probabilmente il chip leader viene dentro. Ti spegni inesorabilmente e lentamente perdendo i bui. Anche perché che mano aspetti se foldi 6-6? Non so, non so. Se avessi detto andiamo al buio, vado, non c'è problema. Ma il problema non solo del poker, che vabbè, ma quanto sto giocando due giorni, noi così tanto non ce la giochiamo. Ma K5. Beh, ovviamente all in. Con K Jack giusto, dico Betti. Fold. Ma certo. Ma alla grande proprio. Però qui purtroppo lo chiama. Sì. 110, 20, 40 su 115, 130 più o meno. Easy call per Biancolino. Sì, sì. Cioè easy no, perché sono sempre 120. Lo chiama, lo chiama.
Ma sì, perché comunque sa che anche il range di mani di Gubetti per l'all-in è alto. Cioè, o, molto o ampio. A due jack, due donne e due capo, sei al 50, insomma. Non ti fidavi che era 130 circa. Teme di più magari un asso donna, asso capo, asso jack. 129. Col di Biancolino, giusto. Bravo Biancolino, brutte notizie per Gobetti che comunque ha due carte vive, K e Jack. È leggermente indietro. 129, giusto? Sì. Si balla. Hanno foldati. Hanno foldato, si balla. Sì. Dunque. Decisivo flop in questi casi. Che lo sai che è brutto che quando devi recuperare, no? Quando stai dietro, se non becchi il flop, ti senti spacciato. Invece quando sei avanti temi sempre fino al river, sì. Te la smaltisci tutta. Deve evitare un K o un jack Biancolino per vincere il piatto. Sono le carte di cui ha bisogno Gobetti per salvarsi. K. Eccolo qua, K e 10, prendono tutte e due, avanti Gobetti. Asso 10 adesso per Biancolino. Turn. Fiori non serve a nessuno. Serve. Sempre asso 10. Asso 10. Oppure Gobetti raddoppia. Asso! Biancolino sboccia a river Gobetti. Che aveva sorpassato al flop. Inesorabile il river. Decreta l'uscita di Gobetti. E ormai Biancolino vola, non vedo proprio come possa perdere questo torneo, questo, arrivati a questo livello, è sopra i 700.000, ha eliminato il secondo più alto in fish. Gobetti ha giocato bene. Ante, sì. Signori. E intanto Iacobucci si è portato a casa un piatto dopo essere andato all-in, a parte i circa 800.000 di Mattia Biancolino, i suoi tre avversari sono tutti boccheggianti sotto i 200.000 e quindi presto daranno grande azione. Fold. Fold. Tutti fold. Maron giù qua, deve spingere, spingi tutto. No, call. All in, ecco, ma lo vedi? Ma che serve? E gliel'ha regalati. 8.000 regalati da Marongiu. È la seconda volta che va. Però l'aveva detto Marongiu che era un po' stanco, eh. L'hai sentito in sottofondo, diceva non ho mai giocato così tanto. Guarda, si vede la faccia che si era stancata, era un po' stanco. Iacomucci 176.000 dietro Mattia Biancolino che ne ha 746.000. Marongiu 136.000. Quindi sta giocando un po' più che ragionato, istintivo secondo me, proprio per stanchezza, sei d'accordo? Assolutamente, vediamo adesso Iacomucci. Poi in 4 ovviamente il valore assoluto delle mani sale, il valore relativo delle carte aumenta, quindi anche mani marginali quando si è in 8 diventano delle premium hands, ossia delle mani premium in 4. All-in di Marongiu e Biancolino qua rischia di andarla a vedere, eh? 100.000 se lo può permettere. Se lo può permettere. Va. Che dici? Call. Call. Lo va a pizzicare. È leggermente indietro Biancolino. Leggermente indietro, ma va bene. Ci sto, no? Sì, sì. Fold. Rimangono in due, flop per due. Esce subito il K, dai. Marongiu a Marongiu, rischio eliminazione. Marongiu c'ha la testa sul ceppo secondo me da un'ora. E la testa sul cuscino nei suoi sogni. Si era già bioccato un'ora fa. Asso 2 per Marongiu, K jack per Biancolino, si balla. Ha bisogno di carte Biancolino. Ha bisogno di aiuto, di quadri, di K o jack. Niente. Niente. Ocio. Marongiu deve evitare il K e il jack, adesso, adesso anche il 9 e l'asso. 9 asso, K o jack.
Deve evitare Marongiu. Asso, vabbè, ho capito. E il secondo asso è River che prende Biancolino, giusto? Anche prima l'aveva preso l'asso. No, però l'aveva preso. Mamma mia. Molto sfortunato. Praticamente Mattia Biancolino, professione asso a River. Sì. Esculazio non pedita, accusazio manifesta, questo mamma mia, 857.000, molto equilibrato il tavolo, poi soprattutto ha fatto l'altalena Biancolino tra i 700 e gli 800.000, sì, non è stato mai in testa dal primo minuto che abbiamo trasmesso, forse Marongiu per 5 secondi è stato in due mani. No, è stato fortunato Biancolino, però l'ha anche dominato il tavolo come gioco, bisogna essere obiettivi, sia con i rilanci, non ha mai limpato, ha solo rilanciato, è andato a vedere comunque, partendo magari ogni tanto anche leggermente dietro, ma avendo sempre le pot-outs per vedere, giocavo bene. Senigallia, ti ricordi Maurizio, ci andavamo? Senigallia, sì, nelle Marche, lì vicino. Beh, però 855 a 310, ha fatto un bel double up, considera. Sì, sì, pensavo peggio. I trofei intanto campeggiano al centro del tavolo. Pensa che in realtà con un suo double up passa in testa. Sì. Penarolo è più equilibrato di quello che credessi. $28.000 nel piatto. 2-7, Olin. Eccolo qua. Asso cosa? Fold. Niente. Porta a casa. 310.000 il pot totale. Ti è piaciuto questo Olin così? Sì, sì. A me no. Assolutamente sì. A me no. Io facevo un call. E devi giocare a rischiartelo se parti dietro le zappe? 2-10. Vediamo se segue il tuo consiglio. Un rilancio per Biancolino. 60. Equivale. Da chip leader equivale a fare un call. Vaolin lui, K9, dai su. Telefonato. No. Io avrei sbagliato, sarei andato lì. Ricordiamo 8.000, 16.000 e 2.000 di ante. Il bottone 24-28. Il bottone e anche lo small blind nelle zap. Pre-flop parla prima, ma dopo il flop è in posizione, quindi è il secondo a parlare. Eccolo il trofeo dei magnifici 8. Bello, eh? Sì. Quindi in palio il trofeo, il posto a Las Vegas sponsorizzato da Poker Club e 10.000 euro e 10 picchi. Butta via asso K, limpa, non rilancia. Bravo. Iacomucci, bravo, bravo Iacomucci. 60. Raise. Bellissimo 70. Rilancio secondo me. Sì. Eccolo qua lì Biancolino, attenzione si ribalta tutto, sì. Attenzione, occhio. Si ribalta tutto. Dominato Biancolino qua, Iacomucci può raddoppiare, andrebbe addirittura in testa, eh. Attenzione, si ribalta tutto. Si palla. Solo Jack. Jack, dai, ma che culo, no. Però dai. Due fiori, no, neanche dominata fiori. Fiori, niente. Ne fa dominata culo di fiori. Asso contro K, non ci attenzione, credo. Solo il K adesso, solo il K. Colore dei due fiori. Mazza. Biancolino, mamma bravo, mia. Bravo. Ma ammazza che culo però, eh. Era il tuo giorno, eh. Mamma mia, sì, ha sì. Vinto bello Biancolino. Mi spiace. Bravo Biancolino, anche un po' fortunato ma dominato sin dall'inizio, ci siamo divertiti, è stato un torneo bellissimo. Fabio, ti ritroveremo qui su Poker Italia 24, speriamo. Intanto io vi saluto. Un saluto da Fabio Caressa. Facciamo come ai vecchi tempi. I Caressa... Bianculino lo chiamiamo. Ciao.